Riprendiamo adesso il discorso delle contraddizioni a cui va incontro la coscienza della percezione nei paragrafi 30, 31, 32 e 33, in cui Hegel appunto riprende il movimento della coscienza percettiva e ci dà un ragguaglio più dettagliato dell'esperienza che essa fa. Teniamo presente che queste contraddizioni, l'abbiamo già detto, dipendono dal fatto che la coscienza tiene separati i momenti che costituiscono l'oggetto, cioè l'uno e il molteplice. Alla fine di questo percorso, di questa esperienza, la coscienza della percezione riunirà questi momenti, tanto è vero che Hegel dirà alla fine del paragrafo 33 che la coscienza fa esperienza che il suo oggetto e lei stessa anche contiene una verità opposta, cioè è sia uno sia molteplice, è per la precisione la relazione costitutiva dell'unità e della molteplicità. Naturalmente ripeteremo alcune cose, come del resto fa Hegel, approfondendo e puntualizzando. E certi passi sono francamente di difficile interpretazione, ma insomma l'impianto generale del discorso di Hegel è abbastanza chiaro. Allora, siamo al paragrafo 30. Dopo che Hegel ci ha fatto notare come una caratteristica della coscienza percettiva sia proprio la consapevolezza che lei ha del fatto che può rettificare, può correggere la visione che ha dell'oggetto, è proprio questa consapevolezza che essa non è semplicemente un passivo di fronte all'oggetto, come pure credeva. Lei crede, è convinta che l'oggetto debba essere appreso, possa essere appreso soltanto a condizione che la coscienza stessa lo rispecchi così come esso è in realtà, ma la coscienza naturalmente questo non può farlo. Perché nel momento in cui è consapevole di potersi illudere, è consapevole di poter, diciamo così, prendere lucciole per lanterne e si mette al lavoro proprio per ovviare a questa sua possibilità di illudersi, ecco che esce già fuori da quella passività in cui pure credeva di essere e si avvia verso una migliore comprensione del suo oggetto. Bene, procediamo adesso con la lettura ed il commento del paragrafo 30. Dapprima io mi accorgo dunque della cosa come di uno e ho a tenerla ferma in questa determinazione vera. Se nel movimento del percepire si presenta qualcosa di contraddittorio alla cosa, ciò è da riconoscere come mia pura riflessione. Questo lo sappiamo già. Dunque, se nella percezione io mi accorgo di qualche cosa che non va, per così dire, ebbene questo errore è da imputare alla mia riflessione. È la coscienza che sbaglia, non è l'oggetto. L'oggetto è il vero. Ora, nella percezione, si presentano anche diverse proprietà che sembrano essere proprietà della cosa. Ma la cosa è una, e noi siamo consapevoli che quella diversità per cui la cosa cessava di essere uno cade in noi. Ecco la prima contraddizione dalla quale la coscienza cerca di difendersi in qualche modo. Se io noto che la cosa presenta un molteplice, cioè le diverse proprietà,
devo pensare per forza che questo molteplice non esista nella cosa, perché la cosa è uno, non può contenere in sé il molteplice. E allora la coscienza della percezione sarà portata ad assumere su di sé questa molteplicità, a dire la cosa in sé è uno, se io la vedo come molteplice, come, diciamo così, presentante ai miei organi di senso una molteplicità di differenze, la bianchezza del sale, la sapidità, eccetera, eccetera. Ebbene, queste differenze non sono nella cosa, ma sono in me. E qui possiamo fare riferimento alla dottrina propria dell'empirismo delle qualità primarie e delle qualità secondarie. È noto che gli empiristi consideravano le sensazioni provenienti, diciamo così, dalle cose, il colore, il sapore, gli odori, eccetera, eccetera, come, diciamo così, sensazioni che appartenevano agli organi di senso e non alle cose. Cioè le cose esterne, toccando in vario modo le terminazioni nervose, facevano sì che questi toccamenti, che questi movimenti producessero in noi, nei nostri diversi organi di senso, appunto delle sensazioni, la sensazione del calore, la sensazione del colore, la sensazione del sapore, eccetera, eccetera, ma evidentemente tutte queste sensazioni, tutte queste qualità non appartengono alla cosa, in base a questa dottrina, ma appartengono appunto ai nostri organi di senso, alla nostra molteplice facoltà di percepire. E qui Hegel lo spiega molto bene. Dunque, in effetto, questa cosa è bianca soltanto al nostro occhio, sapida anche alla nostra lingua, cubica anche al nostro tatto, eccetera. Tutta la diversità di questi lati noi non la prendiamo dalla cosa, ma da noi stessi. Così per noi essi lati cadono l'uno fuori dell'altro. Per esempio al nostro occhio, che è del tutto separato dalla nostra lingua, eccetera. Quindi noi siamo l'universale mezzo nel quale tali momenti, sceverandosi l'uno dall'altro, sono per sé. Poiché dunque consideriamo come riflessione nostra la determinatezza di essere universale mezzo, conserviamo con ciò l'autoeguaglianza e la verità della cosa di essere uno. Ecco dunque il movimento che abbiamo spiegato poco fa. Hegel qui lo dice con molta chiarezza, e cioè quell'universale mezzo, quella causalità di cui abbiamo parlato tante volte, siamo noi stessi. Cioè siamo noi coloro che accolgono la diversità che apparentemente noi attribuiamo alla cosa, e questo anche non è altro che le facoltà della percezione, dunque la vista, dunque l'udito, l'odorato, il tatto, eccetera, eccetera, che sono appunto separate in noi nella coscienza, e ciò lo testimonia anche il fatto che i nostri organi di senso sono separati gli uni dagli altri, cioè occupano diversi punti del nostro corpo. Quindi l'occhio è separato dall'organo dell'udito, l'organo dell'udito è separato dall'organo dell'olfatto e così via. Dunque, siamo noi, dice Hegel, quell'anche in cui si trovano le determinatezze, le proprietà, quella comunanza che accoglie in sé la molteplicità delle sensazioni, delle
le quali corrispondono appunto a quelle qualità, a quelle proprietà che noi ingenuamente, apparentemente attribuiamo alla cosa. E allora, se la coscienza della percezione capisce questo, dovendo tener fermo il principio che la cosa in sé è un uno, cioè che non accoglie in sé la molteplicità, deve per forza attribuire a se stessa quella caratteristica di essere il contenitore delle differenze, il contenitore delle sensazioni che appunto si riferiscono alle proprietà della cosa. Quindi siamo noi quell'universale mezzo che accoglie in sé le determinatezze, le proprietà, cioè le sensazioni. Le sensazioni uditive, le sensazioni visive, le sensazioni olfattive, eccetera, eccetera. E tuttavia, ecco che subito la coscienza si accorge che questo non va. E dunque torna di nuovo a riflettere su se stessa. Ecco, questa prima riflessione che la porta appunto a separare, no, i due momenti della unità che appartiene alla cosa e della molteplicità o anche dell'universale mezzo, della causalità come universale mezzo che invece viene attribuita a se stessa. A questo punto lei si accorge che anche qui vi è una contraddizione, che quindi deve rovesciare la situazione, cioè dovrà attribuire alla cosa la caratteristica di essere un universale mezzo e a sé l'unità, cioè il potere di unificare le diverse proprietà che essa vede nella cosa. Ma questi lati diversi che la coscienza prende su di sé, considerati ciascuno per sé come trovantesi nell'universale mezzo, sono determinati. Il bianco è soltanto in opposizione al nero e la cosa è uno proprio perché si oppone ad altre. Ecco, questo già lo sappiamo, dunque, i lati diversi sono le proprietà. I lati diversi che la coscienza prende su di sé, perché abbiamo detto poco fa che sono le sensazioni, sono le cosiddette qualità secondarie, no? Secondo l'empirismo classico, che non appartengono alla cosa ma appartengono agli organi di senso. Dunque questi lati diversi che la coscienza prende su di sé sono tuttavia determinati, questo già lo sappiamo, sono appunto proprietà determinate e sono determinate proprio in quanto si distinguono tra di loro. Il bianco è soltanto in opposizione al nero, eccetera, e la cosa è uno proprio perché si oppone ad altre. In quanto peraltro è uno, essa non esclude da sé altre cose, giacché essere uno significa essere l'universale, rapportarsi a se stesso, ed essendo essa un uno è piuttosto uguale a tutte, ma l'esclude per via della determinatezza. Ecco il punto importante. Dunque la cosa non è che esclude da sé le altre cose perché è un uno. Non è così. Perché tutte le cose prese singolarmente sono uno. E dunque se noi diciamo che la cosa in sé è un uno, è proprio la cosa che è un uno, e tutte le proprietà sono invece, dipendono invece dalla coscienza, sono le sensazioni molteplici della coscienza, stiamo sbagliando anche in questo caso. Perché? Perché se io considero la cosa come uno, devo dire che questo uno, la cosa, ce l'ha in comune con tutte le altre cose. Vi ricordate quando dicevamo che in realtà l'essere uno della cosa è una comunanza. Perché? Perché tutte le cose, per usare un termine platonico, partecipano dell'unità. E dunque l'essere uno in realtà non è l'essere uno,
ma è ciò che è comune a tutte le cose in quanto tutte le cose sono cose singole. Noi parliamo di un pezzo di sale, parliamo di un granello di pepe, parliamo di un albero, eccetera, eccetera. Dunque, tutte le cose sono uno. Non possiamo dunque attribuire alla cosa l'unità come suo carattere distintivo. Invece, la cosa si distingue dalle altre cose proprio in virtù della molteplicità di proprietà che essa presenta. E infatti vedete come dice Hegel, le esclude per via della determinatezza. E cioè, che cosa esclude? Le altre cose. Dunque la cosa esclude le altre cose per via della determinatezza, in quanto la cosa sale è, essendo determinata dalle sue proprietà, non è la cosa pepe. Quindi la determinatezza delle sue proprietà fa sì che questa cosa, appunto, sia diversa da un'altra cosa. E infatti, aggiunge Hegel, le cose stesse dunque sono determinate in sé per sé, esse hanno delle proprietà mediante le quali si distinguono dalle altre, quello che dicevamo. Vedete, quindi le cose non si distinguono le une dalle altre perché sono ciascuna un uno, ma si distinguono le une dalle altre perché sono determinate in questo o quel modo dalle loro proprietà che appunto le distinguono da cose che hanno in sé delle proprietà opposte. Poiché la proprietà è la proprietà propria della cosa o è una determinatezza nella cosa stessa, questa apparecchi è proprietà, evidentemente, no? Cioè la proprietà, essendo propria della cosa, non può avere una sola proprietà, ma ne deve avere molte. E grazie a queste molte proprietà, essa cosa viene individuata proprio come quella determinata cosa diversa dalle altre cose. Infatti, in primo luogo, la cosa è il vero. Questo è quello che la coscienza tiene sempre fermo. La cosa è il vero. Essa è in se stessa e ciò che è in lei vi è come sua propria essenza e non è dunque in virtù di altre cose. Ecco, questo è ancora il punto di vista della coscienza percettiva. Quindi la cosa, dalle molte proprietà, è in se stessa nel senso che è indipendente da tutte le altre cose ed è indipendente anche dalla coscienza che la percepisce. E anche ciò che è in lei, diciamo così, ha una esistenza oggettiva. Quindi tutte le sue proprietà che sono in lei, appunto, hanno questa esistenza oggettiva e la determinano in un modo e non in un altro. Quindi, in secondo luogo, le proprietà determinate non sono in virtù di altre cose soltanto e per altre cose, anzi, sono in lei stessa. Ma queste sono proprietà determinate in lei soltanto, in quanto sono molte e reciprocamente distinguentisi. E in terzo luogo, mentre le proprietà sono così nella causalità, esse sono in sé per sé e reciprocamente indifferenti. È dunque in verità la cosa stessa che è bianca e anche cubica e anche sapida, ossia la cosa è l'anche o l'universale mezzo nel quale le molte proprietà sussistono l'una fuori dell'altra, senza toccarsi e senza togliersi. E presa così essa viene presa come il vero. Ecco, questo è un passaggio un poco complicato, però qui Hegel vuol dire ciò che noi già sappiamo, cioè da una parte la coscienza considera queste proprietà come per sé, cioè come indipendenti le une dalle altre, eppure
come sussistenti all'interno della cosa. Quindi essa si trova anche qui in contraddizione con se stessa, perché da una parte le considera come indipendenti, il bianco da una parte, la forma cubica dall'altra, tutte quante insieme contemporaneamente nella cosa, dall'altra parte però queste proprietà non sono in realtà indipendenti, cioè sono proprietà determinate proprio in quanto si rapportano le une alle altre. Quindi questa è la contraddizione, no? Che porterà la coscienza poi a non uscire da questo continuo cadere e ricadere nella stessa illusione. Da una parte dunque le proprietà sono necessariamente determinate in quanto sono peraltro, cioè si oppongono, no? Alle proprietà opposte. Dall'altra parte la coscienza qui le considera come un puramente per sé, senza relazione ad altro, cioè le considera come ciò che esse non sono. E allora ecco che questo errore, diciamo così, porta la coscienza di nuovo ad oscillare e a considerare quel comune mezzo che prima attribuiva a sé come invece facente parte della cosa stessa, cioè il mezzo, l'universale mezzo in cui si trovano le proprietà determinate senza compenetrarsi, eppure compenetrandosi, ecco la contraddizione, no? Sono tutte insieme nel sale, ciascuna per sé, senza relazione alle altre, eppure si compenetrano, non si compenetrano e si compenetrano al tempo stesso. Questo sostanzialmente è ciò che qui Hegel sta dicendo e che costituisce appunto la svista, diciamo così, la illusione di questa coscienza della percezione che vuole tenere le cose separate, ma in realtà non essendo separate. Questo tentativo di apprendere l'oggetto come un che di separato è destinato a fallire. E vedete, quindi si passa di nuovo dalla considerazione dell'oggetto come appunto una molteplicità, alla considerazione dell'oggetto come un universale anche, cioè quell'anche, quell'universale che accoglie le sensazioni che poco fa la coscienza attribuiva a se stessa perché doveva considerare, perché doveva salvare l'unità dell'oggetto, adesso è costretta a attribuirlo di nuovo all'oggetto. E dunque in verità, ripetiamo, la cosa stessa che è bianca e anche cubica e anche sapida, cioè la bianchezza, l'essere cubico e la sapidità non sono, diciamo così, sensazioni che dipendono dagli organi di senso, che dipendono dalla coscienza. Ossia la cosa è l'anche o l'universale mezzo, nel quale le molte proprietà sussistono l'una fuori dell'altra senza toccarsi e senza togliersi. E presa così, essa viene presa come il vero. Dunque adesso la cosa viene presa come il vero, non già in quanto è un uno, potremmo anche dire un uno esclusivo, come dirà in seguito, ma è presa come il vero in quanto è questa molteplicità di proprietà tutte indipendenti, le quali nella cosa si trovano nella cosa proprio appunto come nel loro universale mezzo. Immaginiamo la causalità della cosa e tutte le determinatezze della cosa che fanno sì che questa causalità appunto si caratterizzi come una cosa distinta dalle altre cose. In tale percepire la coscienza, siamo al paragrafo 32,
Intende percepire la coscienza è ora in pari tempo consapevole che essa si riflette anche in se stessa e che nel percepire si presenta il momento opposto all'anche. Questo è un progresso, no, che la coscienza ha fatto. Ora, qui potrebbe essere difficile se noi ci fermiamo a considerare questa parola riflettere nel senso appunto che la coscienza sta riflettendo sulle esperienze che fa. Certo, la coscienza fa anche questo, no? È questo che la porterà dunque a fare un passo in avanti, ma qui forse è il caso di sostituire, no, alla parola riflettere la parola sdoppiarsi. La coscienza si sdoppia in se stessa, quindi se rileggiamo forse il passo risulta più chiaro. In tale percepire la coscienza è ora in pari tempo consapevole che essa si riflette anche in se stessa. Proviamo a dire si sdoppia anche in se stessa e che nel percepire si presenta il momento opposto all'anche, cioè che significa che si sdoppia in se stessa, che la coscienza ha fatto esperienza in se stessa che prima ha attribuito a sé la molteplicità delle sensazioni, la causalità come un universale mezzo e ha lasciato fuori di sé l'unità. Ora invece fa il contrario, cioè attribuisce a sé l'unità, lo vedremo tra poco, e alla cosa la molteplicità delle sue determinatezze che se ne stanno nella cosa come in un universale mezzo. Dunque, in questo senso, la coscienza si è sdoppiata nella sua riflessione, ha fatto esperienza che essa è al tempo stesso sia il molteplice che accoglie in sé la molteplicità, ma è anche, diciamo così, una forza unificante, è l'uno che unifica quel molteplice nel momento in cui quel molteplice viene considerato come proveniente dall'esterno. E adesso lo vedremo. E qui possiamo pensare forse a Kant, probabilmente possiamo pensare a Kant, anche Hippolyte ci dice che appunto qui oltre all'empirismo abbiamo anche Hegel tira in ballo la filosofia kantiana, la gnoseologia kantiana. In particolare per Kant, che cos'è che unifica i dati dell'esperienza? Lo sappiamo, ad unificare i dati dell'esperienza sono appunto le forme a priori della sensibilità e dell'intelletto, quindi spazio e tempo e le categorie. Ora, il molteplice che è presente nella cosa viene appunto unificato dalla coscienza. Allora il momento dell'unità non appartiene alla cosa, ma appartiene alla coscienza. È la coscienza, attraverso le sue forme pure a priori, che unifica i dati caotici che le provengono dall'esterno. Vediamo come Hegel si esprime su questo punto. Ma questo momento è unità della cosa con se stessa. Unità che esclude da sé le differenze. È dunque l'unità che la coscienza dovrà prendere su di sé, poiché la cosa è il sussistere delle molte proprietà diverse e indipendenti. Della cosa dicesi dunque che essa è bianca e anche cubica e anche sapida, ma in quanto essa è bianca non è cubica, e in quanto cubica e anche bianca non è sapida. L'unificare queste proprietà tocca soltanto alla coscienza. Nella cosa, quindi, essa non deve lasciarle confluire in nulla. Ecco quello che dicevamo, no? Quindi questa molteplicità di proprietà che si trovano nella cosa resterebbero una molteplicità di determinatezze semplicemente giustapposte le une alle altre se non ci fosse l'attività unificatrice della coscienza. Quindi la coscienza
fa esattamente l'opposto di quello che faceva prima, cioè accoglie in sé l'unità e attribuisce alla cosa la molteplicità, diciamo, caotica delle determinatezze, di quelle che tra poco Hegel chiamerà le materie libere, no? Quindi la bianchezza, la sapidità, eccetera, eccetera, tutte queste proprietà che appunto all'epoca venivano chiamate materie libere, cioè proprietà che se ne stanno, diciamo così, nella loro separatezza e che in questo caso ad unificarle in un oggetto della percezione sarà appunto la coscienza, la facoltà unificatrice della coscienza. Pensiamo appunto alle categorie di Kant, pensiamo in particolare al, che so io, alla categoria della sostanza, no? Alla fine la coscienza mette in gioco quell'inquanto e con ciò mantiene le proprietà l'una fuori delle altre e la cosa come un anche. Per l'esattezza, l'essere uno viene anzitutto preso su di sé dalla coscienza, in un modo tale per cui ciò che veniva chiamato proprietà viene ora presentato come materia libera. Quello che dicevamo, no? Quindi materia libera nel senso che appunto questa proprietà, per esempio la bianchezza, si distingue assolutamente dalla sapidità o dall'essere nero e non è unificato dalla causalità della cosa, come se la causalità appunto appartenesse anch'essa all'essenza oggettiva della cosa. Queste materie ormai sono materie libere, sono proprietà che se ne stanno all'esterno senza nulla che le unifichi, senza un anche che le metta insieme, perché questo, diciamo così, questo anche che le mette insieme è un attributo proprio della coscienza, è una facoltà della coscienza, la coscienza dunque che mette insieme le materie libere e ne fa appunto, diciamo così, proprietà che appartengono alla unità. Ma questa unità è appunto una facoltà della coscienza, non è qualcosa che sta al di fuori. Per tal modo la cosa è elevata al vero anche, divenendo una raccolta di materie, e invece di essere uno diviene una superficie soltanto circoscrivente. Quindi la cosa è elevata al vero anche, qui probabilmente significa che non è la cosa, no? Che, diciamo così, ha in sé l'unità. Il vero anche non è altro. Non è qualcosa che esiste oggettivamente, il vero anche non è altro che questa, lo chiama superficie circoscrivente, no? Ciò che veramente unifica le proprietà è appunto la coscienza. L'unità dunque cade nella coscienza. Passiamo adesso al capitolo 33 in cui troveremo, diciamo, il progresso, no, che fa la coscienza della percezione, cioè la coscienza della percezione finalmente si rende conto che lei non può tenere separati il momento dell'unità e il momento della molteplicità, perché questi due momenti sono in una relazione necessaria e costitutiva e devono per forza essere uniti sia nella coscienza sia nell'oggetto della coscienza. Gettando ora uno sguardo su ciò che la coscienza ha preso su di sé per lo innanzi e su ciò che essa prende su di sé adesso, su ciò che per lo innanzi essa ha scritto alla cosa e su ciò che le ascrive adesso, risulterà che la coscienza fa di sé, nonché della cosa, alternativamente e un puro uno privo di molteplicità e un anche disgregato in tante materie, ciascuna delle quali fa parte per se stessa, e questo lo abbiamo detto. Hegel qui sta riassumendo tutto il percorso che abbiamo già visto. Mediante questo confronto,
La coscienza trova dunque non solo che il suo prendere il vero ha in lui la diversità dell'assumere e del ritornare in se stesso. Ecco il primo risultato, no? Cioè la coscienza fa un progresso, si rende conto che essa stessa contiene in sé una duplicità, cioè essa non è semplicemente un puro assumere. Io devo rispecchiare l'oggetto come esso è in se stesso. La coscienza si rende conto che è un puro assumere, ma è anche un riflettere su questo puro assumere. E dunque non è semplicemente un puro assumere, è un puro assumere ed è il momento opposto al puro assumere, cioè è una riflessione sulla. Diciamo così, su quello che la coscienza conosce, una riflessione che la porta appunto a comprendere che appunto l'oggetto che essa crede di avere dinanzi sia un oggetto in se stesso contraddittorio. Quindi questa duplicità appartiene alla coscienza, in quanto la coscienza non è soltanto un puro assumere, ma è anche un riflettere che si corregge in continuazione, quindi non è semplicemente passiva, ma è anche attiva. Ma questa duplicità, aggiunge Hegel, appartiene anche all'oggetto. E questo è inevitabile, perché noi sappiamo che l'oggetto della coscienza e la coscienza stessa sono inscindibilmente legati, quindi ciò che, diciamo così, accade all'uno, accade anche all'altra. Ma trova anche che proprio il vero, proprio la cosa, si mostra in questa duplice guisa. Ecco, il vero si mostra in questa duplice guisa. Cioè il vero non può accogliere in sé soltanto un lato, il lato dell'unità o il lato della molteplicità. Il vero in realtà deve accogliere in sé entrambi i lati. Non può essere semplicemente ciò che è uguale a se stesso, ma deve essere al tempo stesso ciò che è uguale a se stesso e ciò che è diverso da se stesso. E dunque è qui presente l'esperienza che la cosa, per la coscienza che la accoglie, si presenta in modo determinato. Ma in pari tempo esce fuori dal modo in cui si offre per riflettersi in sé, ossia ha in lei stessa una verità opposta. Ecco qui, no? Hegel lo dice con queste parole un po' complicate, ma il fatto che anche l'oggetto abbia in sé una verità opposta, la cosa ha in sé una verità opposta, significa appunto che la cosa è in se stessa una e molteplice. È una in quanto appunto è questa cosa, ma essendo questa cosa determinata, lo è perché accoglie in sé la molteplicità delle sue proprietà che si oppongono ad altre proprietà che stanno al di fuori della cosa e che fanno sì che altre cose si presentino appunto anche esse come cose determinate in quanto sono singole cose ma determinate poiché hanno proprietà diverse dalla cosa che abbiamo preso in esame, per esempio il sale. Dunque, questo è il risultato che fin qui abbiamo ottenuto, che fin qui la coscienza ha fatto. Vedete, tutte quelle contraddizioni, tutte quelle oscillazioni, quei ripensamenti che la coscienza ha percorso, le hanno fatto comprendere che l'oggetto non è ciò che essa credeva che fosse per lui innanzi, cioè che l'oggetto non può escludere da sé né l'unità né la molteplicità, ma che l'oggetto è una verità opposta, che l'oggetto accoglie in una relazione costitutiva entrambi i momenti, sia quello dell'unità sia quello della molteplicità, sia quello del per sé sia quello del peraltro, così come lei stessa, la coscienza stessa, accoglie in sé questa duplicità, non è semplicemente un puro assumere, ma è altrettanto un riflettere sul contenuto
del suo sapere. Bene, a questo punto non siamo ancora giunti all'intelletto, la coscienza percettiva farà ancora un altro tentativo per restare ferma sulla sua posizione, tentativo che fallirà e dopodiché si aprirà il nuovo capitolo sull'intelletto. Ma è di questo ultimo tentativo della coscienza percettiva di restare sulle sue posizioni parleremo nel prossimo video. Intanto vi ringrazio e vi saluto.